Alessandro Fei torna in azzurro. Che emozione c'è stata? Beh, torno, vedremo un po' se Mauro mi... Intanto mi ha convocato nei 20, poi vedremo un po' se sarò in grado di stare in questo gruppo. Un gruppo che comunque ha fatto molto bene, è stato molto bravo. Ha preso una medaglia molto aspettata, perché ci voleva da questa nazionale. 3 settimane in Giappone saranno per te, papà, un problema? Ti sei già attrezzato con Skype per vedere tua figlia continuamente? Ovvio, no, non sarà un problema, insomma, si fa per la nazionale, si fa tutto, è ovvio che mancheranno un po', però per la nazionale si fa. Il Giappone per te è un ricordo particolare, giovanissimo, ci hai vinto mondiale anche se non giocando, fu nel 98, tra l'altro l'ultimo mondiale vinto dall'Italia, cosa ti ricordi di quella esperienza? Beh, mi ricordo la partita contro il Brasile, 3-2, quindi una partita molto tirata, tra l'altro come hai detto tu, era le prime volte che ero in nazionale, la prima diciamo in una manifestazione così importante, però insomma aver vinto un mondiale a quell'età non è da tutti. Io non ho fatto parte, ho giocato solo le prime partite, però mi sento parte insomma un po' di quella nazionale, ho dato una mano. Una mano come negli anni successivi. Adesso ti vuoi dare un ruolo diverso, ti senti cambiato tu come uomo? Beh, sicuramente si cresce, quindi si cambia. Darò una mano a questa nazionale, mi sembra che comunque se la sta cavando molto bene, quindi non pretenderò niente di particolare, pretenderò solo di far parte di questa nazionale. Le cose che cambiano, sei anche sul set cinematografico, che esperienza è per te questa? Beh, è la prima esperienza, vedremo un po', sicuramente un po' di emozione, non ho mai fatto questo tipo di cose, quindi vedremo.